Benvenuti ad una nuova puntata del mio programma dedicato all'opera e alla classica. Stasera ospite il tenore Raffaele Sepe. Ecco a voi la mia intervista. Benvenuto al tenore Raffaele Sepe a Movi Classica. Ciao Raffaele! È un piacere essere con voi stasera. Grazie. Ok, allora Raffaele, la prima curiosità, come hai scoperto di avere una voce da tenore? Ma ho scoperto di avere una voce da tenore da piccolo, quando avevo 6-7 anni. Io ho sempre cantato per gioia, per paura e cantavo sempre. Allora le persone, i vicini di casa che mi ascoltavano, dicevano: vogliamo parlare con i tuoi genitori perché tu hai una voce, dovresti studiare. E da lì ho iniziato a cantare il primo Zecchino d'Oro e da lì è nato tutto, però ero troppo giovane per studiare, perché io ho capito che volevo cantare. La prima opera che ho visto era al San Carlo, era l'Aida, e io ho avuto un'emozione incredibile. Da quel momento ho detto vicino a mio padre: io voglio cantare, voglio essere come lui. Era Radamè. Anche perché nella Ida ci sono aree abbastanza difficili, quindi ti sei già da piccolino avevi questa predisposizione, insomma. Sì, avevo una passione. Sai, io penso che noi siamo destinati al canto, no? Siamo destinati al canto e quindi, diciamo, mi sono ritrovato nella mia dimensione. Essendo piccolo non capivo troppo, ma l'emozione mi guidava. Bellissimo. Quindi è stato un innamoramento, in effetti, verso Sì, la sì, sì. musica. Diciamo che il mio primo amore non è stata una donna, ma è stata la La musica. musica. Ti sei diplomato a San Pietro a Maiella, al Conservatorio di Napoli. E quali sono i momenti in questo percorso, i momenti che reputi i più belli di quel periodo di studi, e i maestri anche per te più importanti? Ma io devo dire che ho fatto un percorso un po' atipico, perché il Conservatorio di Napoli è stato, diciamo, è il Conservatorio d'Italia in quanto a bellezza e in quanto a diciamo, a spartiti proprio preziosi e rari, no? E ci sono. Quindi come conservatorio è stato bellissimo. Poi tra l'altro sono entrato al conservatorio quando avevo appena 17 anni ed ero il cantante più giovane. Però del conservatorio non ho avuto molta, diciamo, fortuna nell'incontrare insegnanti di canto di livello, e quindi già allora io già notavo questa difficoltà e ho studiato, diciamo, privatamente, Ho purtroppo. capito. Quindi come maestro, insomma, hai avuto degli alti e bassi. Ma come maestri io ho trovato un grande maestro, grande tenore, che è stato il mio primo maestro, che è Nunzio Todisco, tenore di grande fama e di grande temperamento. E lui un pochettino mi ha dato cioè, mi ha fatto capire che cos'era il canto. Sì, e Ti ha dato poi le da lì. radici, insomma. Sì, con Nunzio Todisco ho iniziato e a lui devo tanto anche nel modo di interpretare, nel modo di studiare lo spartito. È una grande persona che anche oggi ritengo, diciamo, come un padre. Ah, meraviglioso. Meraviglioso. Ma diciamo che il Conservatorio di Napoli ha avuto anche un altro grande maestro che è Vincenzo Vitale, che molti dicono, oltre ad essere un grande insegnante per la tecnica pianistica, era anche una persona umana vicino agli studenti. Quindi io credo che appunto sei stato fortunato al momento in cui hai trovato una persona, appunto un maestro, che oltre ad essere Sì. Sì, maestro era anche persona, aveva un'umanità che poteva trascinarti.
Sì, ma il problema dei conservatori è un po', diciamo, anche almeno per quel periodo. Adesso spero che le cose siano cambiate con maestri sicuramente validi. Il problema dei conservatori nasce dal 1960, quando gli insegnanti di canto, diciamo, erano occupati a cantare e quindi ta c'erano tante richieste da parte degli italiani e delle persone straniere, dei cantanti stranieri che venivano in Italia e volevano studiare canto nel conservatorio. E quindi le cattedre del canto sono state prese dai pianisti che si sono sostituiti ai cantanti. E quindi questo ha creato un pochettino di confusione e anche questa è da darsi diciamo, un pochettino di decadenza, no? Del canto. Ho capito, ho capito. Però poi da lì, diciamo, hai cambiato un po' la direzione degli studi perché sei andato in America ed hai fatto esperienza a Filadelfia. Sì, in America è stato strano perché io in Italia studiavo con Nunzio Todisco, mi trovavo bene e poi andai in America perché mio zio, il gemello di mia madre, fratello di mia madre, si operò, ebbe un'operazione al cuore e quindi io sono andato a trovarlo, ad assisterlo con mia madre e negli ultimi giorni sono andato a visitare la Juilliard School e poi il Metropolitan e da lì con la faccia tosta del napoletano tenore chiesi di essere ascoltato da un insegnante e lì mi hanno consigliato Daniel Ferro che era stato l'insegnante di Anna Moffo e di tanti di Chico Fan anche gli altri cantanti celebri e nel pomeriggio lo chiamai e gli spiegai la situazione e cantai per lui. Lui rimase colpito dalla mia voce e mi offrì la possibilità di andare a Greve in Chianti per un corso, un masterclass e lì incontrai una ragazza, purtroppo l'amore, cioè le donne, sempre un problema. E mi sono innamorato di questa ragazza, lei è venuta in Italia a studiare con Nunzio Todisco allora e poi andai a trovarla in America per il suo compleanno. Lì cantai per la sua insegnante, che era la direttrice del programma Yale University, e il marito era un basso del Metropolitan. E allora mi offrirono questa possibilità di andare a studiare a Yale University con una borsa di studio tutto gratuito, anche l'vitto alloggio e tutto. Ma io rifiutai perché allora mi trovavo bene con Todisco. E poi dopo fui preso dalla curiosità, ecco, di andare in America senza conoscere una parola in inglese. Andai in America e mi tuffai in questa avventura. Poi lì ho fatto un anno, poi dopo un anno ho deciso di andare all'Academy of Vocal Arts a Filadelfia, perché lì mi parlavano di un insegnante eccezionale che era stato maestro di Marcello Giordani, si chiama Bill Schumann, e lì poi ho iniziato a studiare anche all'Academy of Vocal Arts a Filadelfia e sono stato lì per 2 anni e mezzo. Ah, ok, quindi poi hai cambiato direzione, sei andato in America a studiare, che poi hai avuto anche un tuo debutto in Connecticut con la Bohème. Sì, ho cantato, il mio primo ruolo è stato Rodolfo nella Bohème, è stata all'opera in Connecticut e niente, poi successivamente ho cantato la stessa opera al Mississippi Opera, quindi il debutto americano è stato con Rodolfo. Poi il debutto italiano è stato dopo un anno nel Tabarro, nel Luigi. Proprio con l'orchestra Giuseppe Verdi di Milano, il direttore era Giampaolo Bisanti.
Quindi alla grande, fu un debutto alla grande, in grande stile, insomma. Sì, è stata, ma sai, in gioventù c'è l'incoscienza, c'è l'entusiasmo, allora si fanno anche cose, si fanno cose straordinarie, spesso uno non, è dato dall'incoscienza, no? Però Delle sai, cose. nel tuo racconto è quasi come se il destino ti avesse preso per mano e condotto passo per passo, perché è un racconto straordinario. È tutto così lineare, così... Non so, questa è la sensazione dal racconto. Sì, ma ho avuto anche tantissime difficoltà Certo. in America, ma diciamo che l'America mi ha dato una preparazione musicale che purtroppo in Italia non ho avuto questa preparazione musicale. Lì veramente si studia il canto. Io parlo di Filadelfia, che poi è una delle accademie più prestigiose al mondo. Una preparazione musicale proprio per facilitare il cantante in teatro. E quindi è un qualcosa che mi è stato utilissimo. Assolutamente, immagino. Raffaele, una carrellata dei ruoli che hai debuttato e magari se ci puoi dire quelli in cui ancora non hai debuttato. Allora, i ruoli dove ho debuttato sono stati Rodolfo nella Bohème, Connecticut e Mississippi Opera, e poi l'ho cantato anche a Cento, al Teatro di Cento, il Borgatti. Poi dopo ho debuttato in Italia con il Tabarro, con l'orchestra Giuseppe Verdi di Milano, direttore Bisanti. E poi da lì ho cantato La Rondine, Luigi, scusa, non Luigi, Ruggero nella Rondine a Bologna, a Milano con l'orchestra Giuseppe Verdi, sempre direttore Grazioli, e a Bologna al Teatro Comunale l'ho cantata con il direttore era José Cura e Roberto Polastri. E poi da lì ho cantato a Alfredo nella Traviata, sempre a Filadelfia e a Trento, poi anche a Foggia, poi ho cantato il Romeo e Juliet sempre in America, in Connecticut, con il regista era Micheletto, che allora iniziava, e poi Faust sempre in Connecticut, poi Madame Butterfly sempre a Bologna, sempre in Connecticut, in America, Mississippi Opera, poi Madame Butterfly, allora dico in ordine, Madame Butterfly, Bohème, e il Tabarro di Puccini. Poi di Verdi ho cantato La Traviata e il Requiem di Verdi e il Don Carlo in italiano, e poi opere Lucia di Lammermoor sempre a Filadelfia, Edgardo, poi Donello nella Fiamma di Respighi. Nella Fiamma di Respighi. Poi che altro più? I ruoli che attualmente sto studiando sono sia Nabucco sia Simon Boccanegra, e poi dimenticavo i ruoli che poi ho debuttato sia in Italia che all'estero con Don José, che è stato nella Carmen in Israele a Bologna. Sono stato il cover di Jonas Kaufmann in Giappone, che poi è stato sostituito da Marcelo Alvarez, e poi anche a Riga ho cantato tanto, Werther. Questi sono i ruoli che ho un pochettino ho cantato nella mia giovane carriera. E quelli che ti mancano e che vorresti cantare assolutamente?
Ma quelli che mi mancano, io adoro il ruolo di Don Carlo, perché penso che sia un ruolo che mi piacerebbe ricantarlo, è un ruolo molto complesso, è un ruolo che ha tanta passione, no? Malinconia, nostalgia, no? È quasi un ruolo bellissimo da cantare perché si ha tutto, c'è veemenza, c'è passione, c'è bel canto, è un ruolo che amo. Quindi sono quelli che vorresti al più presto Sì, studiare. Don Carlo mi piacerebbe cantare, poi mi piacerebbe cantare Simon Boccanegra, il ruolo del tenore, che è anche bellissimo, cantare molto Verdi, Ah. e anche un ruolo che preferisco, che adoro cantare, vabbè, quello è nell'ambito sacro, però è un'opera a tutti gli effetti, è Requiem di Verdi. Assolutamente. Quindi magari sono degli impegni che ti auguriamo di poter poi portare anche nei teatri italiani, esempio al San Lo Carlo, alla spero, Scala, in lo modo spero. che diffondi la tua bellissima voce, perché io ti ho ascoltato, sei davvero molto bravo. Grazie, Tu grazie, sei stato anche vincitore di vari concorsi. Magari ci puoi parlare un po' di queste esperienze? grazie. Sì, sono stato innanzitutto il concorso più importante è stato Operalia, che sono arrivato finalista a Parigi. E poi il ritorno vincitore ad Ercolano. Sono stato vincitore anche del concorso internazionale a Ravello, c'era il direttore Vlad allora, e poi anche in America con Licia Albanese, poi che altro, il concorso Bonci, comunque vari concorsi, sì. Che ti hanno Ah, aiutato a tuo parere nella carriera oppure? i concorsi aiutano in certo qual modo, perché i concorsi finalizzati ai ruoli aiutano, perché ti danno la possibilità di debuttare magari un ruolo, di preparare un ruolo, ma sai, io con i concorsi non sono, non li amavo molto, perché sono 5 minuti, 10 minuti, è un altro tipo di preparazione. Non è un tipo di preparazione per l'opera, tu devi cantare 10 minuti davanti ad una commissione che non è un pubblico e devi dimostrare tutto il tuo valore. Sono quei 5 minuti, 10 minuti, un'aria, due arie, che devi andare lì e dimostrare il tuo valore. E spesso ci sono i gusti delle persone che poi sono relativi. Ci sono tanti fattori che Convergono in un concorso, sì, insomma. preferisco cantare in teatro e per il pubblico in teatro piuttosto che per una commissione. Ecco. Ho capito. Ad esempio, un po' come è avvenuto di recente al San Carlo, un tenore giovanissimo ha debuttato nella Norma, nel ruolo di Puglione. Probabilmente è proprio l'impatto col pubblico in un'opera, secondo me, anziché un concorso. Cioè, per stare sul palco a cantare un'opera intera, questo probabilmente tu intendi. Ah sì, in un'opera tu canti, ci sono delle opere, per esempio come Alfredo, che c'è una preparazione, c'è un duetto, cioè i compositori sapevano quello che facevano, e quindi c'è una preparazione, c'è un duetto, e poi dopo c'è un'aria, poi dopo c'è un altro duetto, ci sono i momenti di riposo, c'è una compagna, ci sono altri cantanti, sei nel personaggio, e a freddo, come anche i concerti lideristici, sono molto diversi, secondo me molto più distaccati di un'opera, cioè devi Certo. concentrarti, stare nel tuo mondo, e cercare di pensare, sforzarti di pensare che sei nel personaggio. Invece con l'opera è tutto molto più semplice, Ho capito, almeno per me.
è più naturale. Sì, e quindi tu dici non staccare, diciamo, pezzi d'opera per, diciamo, portarli a un concorso, ma magari sentire le giovani leve proprio sul palco. Ma sai che cosa succede? A volte io vedo nei concorsi, spesso succedeva che i cantanti, specialmente i tenori, portavano il Nessun Dorma della Turandot, Sì. no? Il problema è poche volte nelle commissioni hanno fatto questo tipo di ragionamento. Tu devi cantare Nessun Dorma o devi cantare Cielo a Mar. Se hai la voce per cantare Calaf, allora ha un senso, ma ca se canti Nemorino e poi canti Forza del Destino, La vita inferno l'infelice, non ha senso. E quindi spesso si ritrovano giovani voci che cantano più del repertorio che devono cantare. E anche in passato io ho fatto un pochettino questo errore, ma uno deve cantare ciò che gli compete, ciò che la natura gli compete. Poi Bravissimo. c'è sempre tempo. Bravissimo, complimenti. Questo, se tutti ragionassero così. Ma purtroppo penso che sia stato Garcia che diceva ci vorrebbero 2 vite per cantare, una per studiare e una per Per cantare. Purtroppo cantare. uno raggiunge a volte la maturità di fare delle scelte. Quando si è giovane, appunto, dicevo che uno vola sulle ali dell'entusiasmo e puoi cantare tutto. Poi dopo i 30 c'è un'altra fase, c'è una fase della riflessione. Cioè, ma faccio questo, non faccio quell'altro, e quindi anche nelle scelte l'artista deve essere intelligente. Assolutamente, assolutamente. Con quali direttori d'orchestra ti sei trovato più in empatia? Ma sicuramente mi è piaciuto molto, forse perché era cantante. La direzione di José Cura, ho adorato un maestro un maestro americano che era stato il pupillo di Cavazzini, e allora era bello lavorarci perché veramente si lavorava sulle frasi. Un altro direttore poco diciamo un direttore sottovalutato, ma secondo me è un grande direttore, è Daniele Agyeman, un direttore molto bravo, italiano, giovane, e che ho conosciuto, ho avuto il piacere di lavorare a Bologna, e Nicola Marasco, è un direttore che secondo me dovrebbe fare la carriera a livello di grandi. Ho capito. Leggendo un po' la tua biografia, mi sono accorta che il Tabarro di Puccini è un'opera che ti segue dagli esordi. Come Sì. mai? Ma forse perché un ruolo giovane, senz'altro, e un po' rispecchia un pochettino la mia voce, che è una voce di tenore lirico spinto, e quindi che ha queste caratteristiche. È un'opera molto complessa, e io non credo che Luigi sia soltanto il solito scaricatore di Porto innamorato, ma è uno scaricatore, sì, ma che parla in modo poetico come Rodolfo. E con gocce di sangue, vorrei tenerti come una cosa stretta. Parla in modo molto, molto romantico e passionale. E quindi adoro anche cantare questo ruolo e dare un'interpretazione diversa dai soliti cantanti tenori bravissimi, chapeau, no? Ai cantanti che l'hanno cantato, ma sempre in maniera molto verista.
Ma non, io non lo vedo così. Okay. Ma tu ti senti più verdiano o più pucciniano oppure magari un po' tutto? Ma io adoro cantare i ruoli verdiani, perché in Verdi c'è sempre, in Verdi devi sapere quello che fai. In Puccini c'era un maestro di canto che diceva sempre una cosa molto saggia. In Puccini ci sono molte emozioni e quindi si può buttare la pietra, no? La pietra grande. E quindi si può cantare con estrema passione, ma con Verdi non si scherza. Con Verdi veramente devi sapere, devi bilanciare tutte le cose. E devi misurarti, no? Altrimenti non arrivi alla fine. Quindi mi piace cantare sia Verdi che Puccini, ma anche andare, io vorrei cantare anche dei ruoli come Leschi, Onegin. C'era in passato la possibilità di farlo, poi non si è fatto più. Oppure cantare Faust, ma perché Faust non si può cantare? È un tenore, Georges Till, che è stato uno dei tenori, forse l'ultimo tenore lirico spinto francese, cantava Faust. Quindi oggi si sono un po' cambiate le cose. I tenori leggeri cantano il lirico, i lirici cantano il repertorio drammatico. Quindi diciamo che però tu preferisci entrambi, anche se hai tutti e Sì, due. io preferisco Verdi, ma mi piace anche cantare Puccini. Anche Puccini. Ok, quindi vabbè, più o meno siamo lì, non hai una preferenza Sì, per totale. esempio, un ruolo che in futuro, forse se Dio mi darà la forza Assolutamente sì. cantarlo, è Dick Johnson nella Fanciulla del West. Questo è un ruolo che adoro. Oppure De Grie nella Mano Lescaut, ma anche Calaf. Ma questi sono ruoli d'arrivo. Un giovane deve cantare prima, allora, si deve costruire. Io la vedo così. Poi vedo che tanti altri giovani la pensano in maniera molto diversa. Vanno subito con i ruoli pesanti. E poi, se tu canti un ruolo pesante come come De Grie a 25 anni e canti Don Alvaro a 27, poi ti rimane poco. Ah, sì. E quindi devi accompagnato sempre dallo studio, ci sono delle tappe da fare. Assolutamente. Non è che qui dobbiamo andare piano piano, è più una maratona che un 100 metri ostacoli, capisci? È vero, è vero, è vero, hai ragione. Ma tu hai mai preso in considerazione anche l'opera buffa oppure no? Non è un repertorio che ti piace? L'opera buffa mi piace tantissimo, ma non è un'opera che è nelle mie corde. Sono più un tenore, diciamo, che potrei cantare da musica dell'Ottocento fino ai giorni nostri. E mi piacerebbe anche andare nel repertorio russo come la Dama di Picche di Tchaikovsky, oppure Onegin, oppure cantare opere come di Berlioz, Certo. cioè sconfinare più su quel tipo di repertorio. Ho capito, ho capito. Quindi, vabbè, hai molte, sei comunque aperto a tanti settori, insomma. Quindi ti piacerebbe ancora tantissimo anche questi aspetti, queste novità, diciamo, per te. E speriamo che Sì, magari di ma sentirti. cantare anche opere che sono poco conosciute, come l'Iris di Mascagni, oppure l'opera dei tre re, L'amore dei tre re di Montemezzi.
oppure La Fiamma, che sono opere bellissime. Rispighi, per esempio, scriveva in un modo divino, invece di fare sempre le solite opere. Sì, le solite opere sono belle, ma c'è anche altro, Sì. cioè rivalutare anche altre opere che sono state poco eseguite, ma che sono bellissime. Sì, è vero, hai ragione. Anzi, speriamo che prima o poi la programmazione dei vari teatri possa aprire le porte anche a queste opere, che poi ne sono tantissime, ma ahimè, non sono mai in cartellone. Che peccato. Ma il problema è perché i direttori di teatro non hanno abbastanza coraggio, dovrebbero avere coraggio di investire diciamo in queste opere e farle conoscere, fare una pubblicità. Per esempio, in America tanti teatri facevano anche delle opere poco conosciute, ma si preparava il pubblico, si preparavano i bambini, le scuole medie, dalle superiori, si andava nei college, c'era informazione. Allora i giovani si appassionavano, leggevano le trame e si andava in teatro in maniera preparata. Invece nei teatri italiani si fanno sempre le solite opere. Sì, e queste sono delle scelte, secondo me, delle scelte un po' superficiali. Dobbiamo avere coraggio di proporre queste opere, di proporre opere inedite, poco conosciute. La cultura si fa anche si fa nel modo cioè di mettere il pubblico, di far conoscere al pubblico quello che si fa, e altrimenti il pubblico è sempre un pochettino come un cavallo con i paraocchi. È vero, sì. No, hai ragione, hai ragione. Io mi riallaccio al fatto che tu parlavi dei teatri. Sì. Magari in quali teatri, italiani ma anche non italiani, hai preferito cantare o preferisci cantare o magari in futuro preferirai cantare perché? E soprattutto con quale pubblico ti sei sentito più in empatia e magari più apprezzato nel ruolo di tenore? Ma io direi, io adoro cantare nel teatro di Bologna, perché penso che acusticamente sia un teatro che ha una delle migliori acustiche in Italia. E niente, adoro il pubblico di Parma, perché il pubblico di Parma è un pubblico che conosce l'opera, ma è molto caloroso. Ma anche nei teatri americani, anche nei teatri americani ho sempre avuto una buona accoglienza. Quindi dipende. Io non credo nel pubblico freddo. Io sono stato spesso a Riga, a Tallinn, a cantare. Lì non c'è un pubblico freddo. Devi essere sempre tu a suscitare un'emozione, a risvegliare l'applauso nel pubblico. E se non sei capace di questo, non si può dare la colpa al pubblico. Devi essere tu che devi trasmettere qualcosa. Il pubblico recepisce, non è vero che non recepisce. È vero. Quindi voi siete non soltanto tanta tecnica e fatica, ma anche tanta passione per quello che cantate. Quindi vi dovete immedesimare, abbandonare voi stessi per entrare magari in Alfredo e in Calaf. Insomma, Ma è meraviglioso. mi riallaccio alle parole di Beethoven, no? Beethoven diceva che la musica ha senso se la si fa con emozione. Se si sbaglia una nota, non fa niente, può capitare, siamo umani. Io preferisco di sbagliare una nota, ma di dare una certa emozione al pubblico. Perché quello è importante. La gente paga il biglietto, e paga il biglietto perché vuole vedere. Sì, tu canterai Alfredo, è stato cantato 500.000 volte Alfredo, ma devi dare quell'emozione Sì.
al pubblico è come se fosse la prima volta, deve rivivere quell'emozione di Alfredo che è disperato, che vuole a tutti i costi l'amore di gioventù, la passione che ha quest'uomo di camminare, di andare sotto la pioggia, che poi è bellissimo anche il racconto, no? Il romanzo, di andare sotto la pioggia per incontrare Violetta. Allora tu devi dare questo modo di sentire di Alfredo, altrimenti sì, fai tutto preciso, ma chi se ne frega, cioè. Hai ragione, sì. Oltre la tecnica, quindi devi trascendere, una volta che hai la tecnica, la trascendi per dare. Allora, la tecnica ti permette di fare determinate cose, e questo la si deve avere. Nella musica non c'è improvvisazione. Però, oltre alla tecnica, poi devi cantare le parole, e devi cantare le parole nella musica, che è diverso. Il testo e le emozioni che dà il testo. Cioè, per me è impossibile rimanere impassibile alle cose. È forse un mio difetto No, ma anche. io penso che una volta che tu hai acquisito la tecnica e quindi sai come cantare, puoi quindi distaccarti e dare quell'emozione di cui mi parlavi. Sì, però voglio ribadire una cosa. Sì. La tecnica non è un prodotto finito che tu fai e vai a cantare. La tecnica tu impari sempre sul palcoscenico, perché magari in quel momento tu non stai bene con il fisico o l'acustica è secca, allora devi cantare sì con la tecnica, ma impari sul palcoscenico. È una grande scuola, che quello che impari sul palcoscenico nessuno te lo può insegnare. Vero, vero. Quindi è sempre siete voi cantanti d'opera siete sempre in progress, quindi imparate Ma ogni volta, non si smette mai, insomma. io sono un bimbo per parlare, però voglio ricordare la storia di Pavarotti con l'incontro con Beniamino Gigli, e lo aspettavano fuori dai camerini, e Gigli stava studiando, no? Stava vocalizzando. Allora dice, lo incontra, giovanotto, come stai? Questo, quello, dice, maestro, ma quando è l'ultima volta che lei ha studiato? Dice, mi hai ascoltato nei camerini? Bene, quella è l'ultima volta che stavo studiando, Ah, non si finisce fantastico. mai, 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 mai di studiare. Fantastico. Chi si sente arrivato è perduto. Anche Corbelli dice che lui impara sempre. Ogni volta lui recita, guarda attraverso le righe, canta attraverso le note, insomma. E secondo me questo è essere professionisti. Ma no, e poi essere curioso di andare a vedere lo spartito, Sì. e di fare quello che ha scritto il compositore, sforzarsi di fare di quello che ha scritto il compositore. Perché io vedo a volte che anche delle cadenze scritte dalla tradizione, tutto questo, io non sono d'accordo, io sono d'accordo da quello che ha scritto il compositore. Sì. Sì, Rispettiamo quello che ha scritto il compositore, e abbiamo fatto tantissimo. sono completamente d'accordo su questo. Sì. Tu Ma hai. perché io dico una cosa, no? Per Verdi, per Puccini, cioè loro sapevano scrivere la musica, l'hanno dimostrato. E quindi mettere un do o mettere un sol non cambiava nulla per loro, no? E quindi perché cambiare? Perché cambiare? È come se uno cambiasse una poesia, la cambia, mette altre parole. Allora scrivi la musica tu, fai un'opera e vedrai se avrai successo. Però lascia a Verdi o a Puccini quello che hanno scritto. Bravissimo, bravissimo. Raffaele, tu hai progetti futuri di cui puoi velocemente accennarci? Qualche anteprima? Ma io ho un progetto che ancora non ne parlo, perché per scaramanzia, Da buon napoletano. da napoletano, è un'opera che si farà un film di quest'opera, e andrà anche nelle sale cinematografiche. Però come napoletano ne voglio parlare. Va bene, ok. Raffaele,
Raffaele, puoi salutare il pubblico di Muovi Classica a modo tuo. Caro pubblico, io vi saluto e vi auguro buona musica, perché chi fa la musica, chi fa la musica vive l'amore e vive la vita. Quindi io vi auguro di trovare tutto questo attraverso la musica e di ascoltare sempre l'opera, perché chi ascolta l'opera ha sempre un qualcosa in più, chi ascolta il classico. Grazie Raffaele, quando vuoi la radio è a disposizione per te. Grazie mille, un abbraccio e buona serata. Ciao, grazie a te. Ciao. Tutte le arie che ascolteremo sono interpretate dal nostro ospite, il tenore Raffaele Sepe. La prima aria è il duetto d'amore tratto dall'opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini.
Ascoltiamo ora il Brindisi, aria tratta dalla Traviata di Giuseppe Verdi e presente nel primo atto dell'opera. Yeah.
Vi propongo ora il duetto d'amore tra Violetta e Alfredo, presente nel primo atto della Traviata di Verdi. Oh!
Ascoltiamo l'aria dei miei bollenti spiriti, intonata da Alfredo Germont, è presente nel secondo atto della Traviata di Verdi. Grazie per aver seguito questa puntata del mio programma dedicato all'opera e alla classica, che stasera ha visto protagonista il tenore Raffaele Sepe, che ringrazio per aver preso parte e partecipato al mio programma. Un saluto a tutti, Serena.